Siamo al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, accanto a me il consigliere Iacono che ha fatto comunque un, possiamo dire che ha fatto una specie di riassunto di quelli che sono stati questi anni di sindacatura Cristaldi, non soltanto questi 6 mesi ma anche 5 anni precedenti. Il suo è stato un intervento molto interessante, riassumiamo un pochettino quello di cui ha parlato. Il mio intervento ha ribadito quello che hanno detto anche in passato altri colleghi consiglieri, che questa amministrazione in passato, che poi oggi è la stessa amministrazione, e con il sindaco Nicola Cristaldi si è avuto solo il cambiamento di 5 assessori dalla passata amministrazione a quella di oggi, però ci comporta che i risultati fino ad oggi non sono cambiati, nel senso che ci sono stati tanti e tanti progetti emanati dallo Stato a titolo gratuito, a contributi addirittura a zero titolo, dove il nostro comune non ha partecipato a nessun bando. E dico, abbiamo perso tante opportunità. Siccome si parla sempre di fare arrivare tanti finanziamenti e che dovevano arrivare tanti finanziamenti in questa città, lo Stato propone tanti finanziamenti e pubblica tanti bandi, dove noi non abbiamo fatto mai nessun progetto di alcuna importanza rilevante a quel tipo di bando. L'ultimo che ho tirato in ballo oggi io era un bando che credo che sia di importanza, perché il comune, lo dico così sinteticamente, il comune nella passata amministrazione aveva delegato un tecnico delle leggi magiche che aveva dato questo tecnico la possibilità e l'incarico di andare a vedere tutti i consumi che c'erano sul fatto dell'energia di tutti i nostri edifici. Noi non solo abbiamo dato questo tecnico, gli abbiamo dato l'incarico perché ancora oggi dobbiamo pagare, quello ha svolto il suo lavoro, oggi si presentava, c'è stata una scadenza il 24 di agosto 2014, poi è stata fatta una proroga il 24 ottobre 2014, dove si diceva che si poteva presentare un progetto per l'energia di fotovoltaico al risparmio naturalmente di un ente che doveva scegliere il comune, e noi non abbiamo fatto il progetto, siamo stati danneggiati delle volte, una volta perché abbiamo perso circa 200.000 euro di contributo, l'altro perché dobbiamo pagare il tecnico che questo stesso sindaco o chi l'ha detto aveva dato l'incarico per attuare questo lavoro di vedere i consumi, e oggi si presenta il bando e noi non lo presentiamo. Allora io mi chiedo, ma come cittadino, lasciamo stare come consigliere, aumentiamo le tasse, aumentiamo tutto, abbiamo aumentato la tassa perché dovevamo coprire le bollette eccetera, ma come sono amministrato? Magari si è offeso il vice sindaco perché io ho detto da chi sono amministrato, ma da chi sono amministrato è il senso di dire da come sono amministrato, da chi sono amministrato lo so, e allora devo dire direttamente da come e come sono amministrato. Io da cittadino, i cittadini di Mazara, cioè sono bandi che vanno, cioè danno contributo zero, cioè il comune non deve uscire niente, doveva solo incamerare questi soldi e presentare un progetto. Ma mi viene spontaneo dire a me, che cosa facciamo qua, mettiamo solo le tasse? E tutti questi bandi che sono stati di nessuna spesa, di nessun costo per il comune e che si ricevevano soltanto, dico, a costo zero. E noi che cosa facciamo? Non partecipiamo. E poi mi trovo in consiglio a sentire dire bonus. Diamo un bonus di premio. Ma che premio diamo il bonus? A chi lo diamo? Ai dirigenti, agli impiegati. Ma il bonus di che cosa? Stiamo premando di che cosa? Perché non partecipiamo ai bandi? Vabbè, se dobbiamo dare pure i bonus, perché non partecipiamo ai bandi? Perché non produciamo? È lo stesso che io nella mia azienda, lo Stato mi mette un bando da andare a fare, o un mio impiegato non mi produce, io a fine anno lo premio dandogli magari pure la quattordicesima, la quindicesima, cioè dico, è un controsenso. Vogliamo continuare a incantare questa città solo con le chiacchiere? Siamo dei buoni politici? Siete dei buoni politici? Siete dei cattivi amministratori? Oggi il risultato è questo. Ma sono carte alla mano, cioè l'ho detto io, l'ha detto il consigliere Mano, l'hanno detto altri consiglieri di diversi bandi, abbiamo detto in aula stasera che ci sono dei bandi in corso per alcune situazioni, cioè, ma siamo noi a dirlo, gli diciamo che ci sono questi bandi e poi loro nemmeno li fanno. Ora vi faccio vedere che abbiamo posto stasera che ci sono alcuni bandi e ci accorgeremo che fra 3 mesi diremo, cioè, noi avevamo detto che c'era questo bando, ma l'amministrazione. Ma che cosa? Cioè, non accettano nemmeno che noi gli diamo questa comunicazione. Vabbè, se sbagliamo pure là, non so più quello ruolo che ci vogliono dare loro a noi. Non è un modo di offendersi, ma voglio capire io da cittadino, non voglio capire da cosa, da cittadino, perché non partecipiamo a questi bandi? Qual è la motivazione? Siamo incapaci?
Allora diamo all'esterno a dei tecnici che sono validi di presentare i progetti e con il bonus che premiamo a chi non dà la produttività paghiamo i tecnici all'esterno. Allora, do un senso a tutto. Ma è semplice, non è che sì, capisco che amministrare è difficile. Poi da ufficio a ufficio sento dire che abbiamo un fermo amministrativo di 15 mezzi. È vero, punto interrogativo. Penso che esce la voce dagli uffici, penso che sarà vero. Cammino nei corridoi, magari sento parlare qualcuno, nemmeno mi giro a guardare chi è, così via, e racimano queste notizie, perché non sono un tipo che mi vado a intrufolare in determinate situazioni, ma le cose legittime, giusto dire. Sento che abbiamo 1.200.000 euro di bollette da pagare, non è normale che devo fare un intervento sui fotovoltaici e che avevamo bando a costo zero, mi sembra spontanea la cosa di fare, e paghiamo un sacco di interessi alla banca tramite queste bollette che ancora oggi non abbiamo pagato. Ma che cosa sta dicendo Di Maio, un consigliere? Che avverte i cittadini. Come li avverte i cittadini quando l'amministrazione farà delle cose belle, come fanno loro che si vantano ovunque, a destra e a manca? Ma le cose brutte che facciamo? Non le mettiamo in evidenza? Mettiamo le cose belle che ci convengono. Io sono abituato a mettere le cose belle e le cose brutte in evidenza. Come ho detto pure, che se manca una collaborazione in questa città per avere uno sbocco normale, la colpa è mia, io metto pure a disposizione dell'amministrazione. Ma a titolo gratuito, niente ne fa. Oggi abbiamo assistito in Consiglio Comunale alla costituzione di un nuovo gruppo consigliare formato da 16 consiglieri comunali, Fratelli d'Italia. Cosa ne pensa di questo nuovo gruppo consigliare? Ma guardi, io di solito per mia formamento non entro mai in merito a nessuno. Si sentivano parlare dei giorni passati che doveva nascere questo nuovo gruppo, forse, penso sicuramente ne farà parte il sindaco di Fratelli d'Italia, quindi ha chiesto alla sua maggioranza chi è che ne voleva fare parte. So che sono 16 o 15, so solo che due non hanno aderito, la signora Malascia e il collega Di Gregorio. Non so le motivazioni, non mi interessa nemmeno sapere. Gli altri hanno aderito tutto, ho sentito pure che ha aderito l'assessore Buonanno, non so se gli altri assessori sono intervenuti. È un gruppo politico nuovo, ne prendiamo atto e gli facciamo gli auguri in bocca al lupo, sperando che possano avere migliori fortune in altri posti o in altri luoghi migliori, e che gli faccio un augurio tra virgolette che magari possono migliorare di governare con questo nuovo gruppo la città in un modo più decente di quello che è oggi. Voci di corridoio affermano che questo gruppo consigliere sia nato per aprire la strada alle elezioni nazionali per il sindaco Cristaldi. Secondo lei è vero oppure no? Ma non lo so, se dicono questo che ben vengano, che bene che lo facciano. Se ci comporta questo che è fatto per questo tipo, speriamo che vengano presto questa elezione, così magari ci possiamo liberare del nostro sindaco. Allora vediamo quello che possiamo riuscire a fare in questa città. Mi auguro che siano domani, così magari ci sono già le dimissioni di tutti comunque. E così andiamo a eleggere un sindaco nuovo e tutti i consiglieri nuovi. Che siano migliori di noi sicuramente, ma che portano magari miglioramento ad una città.